Buonasera, strategie semplificate in ostetricia e ginecologia per una medicina basata sull'evidenza. Questo è il titolo del congresso medico che si terrà nella giornata di sabato 21 febbraio al Cinema Teatro Pacifico di Sulmona, poche ore dunque al taglio del nastro, e vediamo come procedono i lavori per questo grande appuntamento per la città, per il territorio con Federica Sisani. Buonasera. Buonasera. Ecco, Federica Sisani è la presidente dell'ACEA che organizza l'evento assieme allo studio olistico di Mater Natura, evento ovviamente che conosce il patrocinio del comune di Sulmona e anche la collaborazione di Alba Auxilia. È un modo per ridestare l'attenzione su ostetricia e su ginecologia in un momento molto difficile per l'ospedale di Sulmona e il suo punto nascita. Questo è un tema delicato, peraltro attualissimo. Peraltro la nostra Federica è anche ostetrica, quindi è quasi un paradosso tenere questa giornata congressuale con il punto nascita che sta, per essere chiuso. Dunque, la nascita ultimamente diciamo che si è ammalata di stress, di estraniazione, di medicalizzazione e anche di abbandono. Quindi rispetto a questo io credo che nella salutogenesi, che è l'argomento principe del convegno, può essere riscontrata la chiave per andare un attimo a riagganciarci a quella che è l'origine dell'approccio al maternage. E questo ovviamente con l'integrazione e con le conoscenze che abbiamo oggi. Abbiamo l'onore di ospitare qui a Sulmona due colossi del parto del mondo, che sono il dottor Michael Stark e Michelle Laudan. Michael Stark è conosciuto come l'ideatore dell'ultima tecnica del taglio cesareo, che è la tecnica dolce, ma lui dice che ha inventato questa tecnica così, tra virgolette, poco invasiva, perché comunque è un intervento chirurgico, per quella piccola percentuale di donne che devono fare il taglio cesareo. Però viene utilizzata ovviamente in malo modo, perché proprio perché è così semplice e così poco invasiva, viene utilizzata su un grande numero di donne. Ed è qui che subentra il suo mentore, che è Michel Laudan, che è promotore proprio del parto naturale, ha fatto la prima casa parto totalmente fisiologica, e che ovviamente punterà l'attenzione su tutta quella che è la salutogenesi della gravidanza e del parto, quindi riportare un attimo i riflettori su quella che è la nascita come evento totalmente naturale. E la presenza di Stark Yodà è un onore per la città di Sulmona, che diciamo la fa anche uscire dall'ambito territoriale, perché questi due colossi mondiali del parto sono stati protagonisti anche altrove. Quali saranno, ecco, proprio le tematiche del convegno? Abbiamo parlato delle strategie del cesareo, però ce ne saranno anche altre, credo. Assolutamente sì, si parlerà della psiconeuroimmunoendocrinologia della gravidanza e del parto, quindi dell'importanza di un approccio globale che non va a settorializzare il corpo della donna. E proprio per questo voglio comunicare che c'è anche la presenza di un'ostetrica che ci rappresenta dall'Italia anche all'estero, della Scuola Elementare di Arte Ostetrica di Firenze, che sarà ovviamente una delle nostre relatrici, e della dottoressa Genna Tiempo, che invece è la presidente della Scuola del Portare di Roma, del portare i bimbi con mezzi di supporto addosso, proprio per accompagnarli, no? Dall'utero, da questo angolo così sicuro al mondo. Protetti, quindi addosso alla madre, come per andare proprio a sottolineare l'importanza di questo vattamento che deve essere al momento della nascita.
nascita. Beh, un congresso importante che rimette al centro la vita, rimette al centro anche la madre per renderla protagonista di questa fase preziosa della sua esistenza, che è quella della gravidanza, dei 9 mesi. Spesso la donna non è padrone di questo tempo perché è presa da tante cose. Invece è importante che ci sia questa coscienza altissima. Assolutamente sì, perché la donna, dal momento in cui gesta un bimbo, che è il suo bimbo, quindi deve comunque essere riportata alla percezione del suo corpo e di quest'anima che l'ha scelta e che quindi è pronta a condividere con lei un percorso, quindi creare una sorta di fiducia nella donna, in se stessa, e soprattutto, proprio perché è un momento in cui deve abbandonarsi e deve avere fiducia anche di tutto il contesto che le attorno, dalla famiglia alla sovrastruttura ovviamente. Al momento sono 100 le iscrizioni del convegno, però ci si può iscrivere anche nella giornata del 21 febbraio al cinema. L'apertura dei lavori, come vediamo dal manifesto, lo vedete anche voi in onda, alle 9, la giornata si concluderà alle 18 più o meno, quindi una giornata piena, possiamo dire. E le adesioni sono arrivate da fuori città. Questo forse è un dato poco incoraggiante, perché in un momento dove si riaccendono i riflettori sul punto nascita, ci si aspettava una presenza proprio da Sulmona, ma non è detto, perché manca ancora qualche giorno, quindi rilanciamo l'appello. Assolutamente sì, veramente è il caso di invitare tutta la cittadinanza, nonché i medici e tutto il personale sanitario coinvolto in questo grande evento della nascita. E noi abbiamo avuto adesione sì da fuori, da Palermo, da Trento addirittura, di studenti, di medici, ma di mamme che si sono proprio chiuse a cerchio attorno a questo grande evento che rende ospiti più grandi rappresentanti del parto nel mondo. Oh, non so se poi nel convegno sono stati coinvolti anche gli operatori nel reparto di ostetricia e ginecologia del nostro ospedale. Allora, questo convegno è aperto a tutti ovviamente, chi vuole partecipare è ben lieto, l'invito è stato rivolto davvero a tutti i dirigenti dell'Abruzzo, dei punti nascita dell'Abruzzo, e ovviamente tramite dei canali è stato sponsorizzato in tutta la nazione. Quindi chiunque vorrà sarà ben gradita la presenza, anche perché è una crescita comune su un tema che non deve riguardare solo il personale, ma soprattutto una cultura a largo spettro. Infatti abbiamo invitato anche delle scuole, delle classi, proprio per creare un semino che ci porti ad avere una consapevolezza maggiore su questo ambito, perché se dobbiamo pensare di poter cambiare il futuro un domani, dobbiamo partire dalla gestione della nascita dei bambini di adesso. Un occhio ovviamente anche al ricambio generazionale, proprio per quanto dicevamo fino a poco fa. Lei è anche la presidente della CEA, allora facciamo un rapidissimo accenno alle attività che la CEA ogni anno promuove sul territorio. Allora, il Centro di Educazione Ambientale Paolo Barrasso è un servizio comunale che è stato preso in gestione dall'associazione FISIS, e con cui noi portiamo avanti dei progetti nelle scuole particolarmente, che vanno a sensibilizzare l'attenzione dei ragazzi, ma di chiunque voglia essere edotto o informato rispetto a delle dinamiche sostenibili. E quindi ci avvaliamo di uno staff di professionisti che ci aiuta a fare questi laboratori. Verrà inaugurata la sede penso tra qualche settimana, e lì accoglieremo tutta la cittadinanza per tutte le domande che vorrà fare a questo grande servizio, che ha veramente degli obiettivi grandi. Allora, noi come rubrica sociale dobbiamo tornare sul problema, su questa grave lotta sociale del punto nascita. Ecco, a lei le chiediamo un rapidissimo commento come ostetrica, perché poi opera sul campo, sul settore, quindi forse è un disagio che vive in prima persona.
Certo, ovviamente sarebbe una perdita per la città di Sulmona, ma soprattutto una perdita di fiducia e di punto di riferimento per tutte quelle mamme che, oltre che da Sulmona, di tutti i paesini che, per cui siamo un punto di riferimento, quindi comunque sia... Adesso vedremo come va la situazione. Io penso che Sulmona ha ben da sperare, perché con un buon organico ristrutturato, con la cittadinanza, l'unione fa la forza. Quindi se deve rimanere aperto, rimarrà aperto. Se chiuderà, si vede che così dovrà essere. Allora, noi ringraziamo la dottoressa Sisani e buon lavoro sabato 21 febbraio al Cinema Pacifico per questo congresso medico. Ci si può iscrivere anche nella stessa giornata, quindi rilanciamo l'invito, l'appello. Grazie di essere venuta, grazie. E dall'altra parte dello studio ci sta aspettando un altro ospite, perché noi adesso parliamo proprio del punto nascita. Eccoci allora che ci ha raggiunto Edoardo Facchini del Tribunale del Manato, buonasera. Ecco, allora con lei affrontiamo questo delicatissimo tema del punto nascita che rimbalza in queste ore. C'è stata la firma del commissario ad acta, il presidente della regione Luciano D'Alfonso, sul decreto della riorganizzazione. Poi ieri questo vertice con il sindaco Ranalli, con il consigliere regionale Andrea Gerosolimo, anche i sindaci del centro Abruzzo sono riuniti in assemblea, stanno facendo fronte comune. D'Alfonso ha detto che c'è spazio per valutare la specificità del territorio, l'idea è quella di trasferire il reparto nella nuova ala, però il Tribunale del Malato ha lanciato l'allarme più volte, è una battaglia che si insegue da tempo. Più volte significa qualche anno, sì. Più volte è una preoccupazione che non ci ha mai abbandonato, perché ci rendiamo conto che queste cose viaggiano sulla politica ed è la politica che dovrà prendere la decisione, ma dovrà anche assumersi la responsabilità di questa decisione. Non si può lasciare un territorio come il nostro senza un punto nascita, avendo chiuso quello di Castel di Sangro e quello di Popoli. Non si può lasciare un territorio come quello nostro senza punto nascita, né pubblico né privato, perché il privato non ha interesse ad aprire un punto nascita, anche se la tendenza ministeriale, noi abbiamo partecipato già a una riunione al Ministero, domani pomeriggio ne abbiamo un'altra nella quale saremo presenti, prima del Consiglio dei Ministri che deciderà anche su queste cose il 20, cioè dopodomani. E quindi abbiamo, poi vi leggerò brevemente un comunicato stampa che parte proprio dal, perché il problema è locale, ma non è soltanto locale, il problema è nazionale, i punti nascita non si possono stabilire sopra la soglia dei 500, ci sono le deroghe, si può derogare tranquillamente e non si può, torno a ripetere, lasciare un punto nascita chiuso come il nostro. Le soluzioni le avevamo suggerite. Il direttore generale non è voluto intervenire per quanto riguardava il trasferimento della struttura. Se ci avessero messo in condizione in tempo utile di costruire la struttura nuova, che ora non si vede la partenza dopo aver fatto la sceneggiata della posa della prima pietra, stiamo aspettando da oltre un mese che partano i lavori non sono ancora partiti. Se si fosse arrivati un anno fa, due anni fa, ad avere la struttura nuova non avremmo avuto problemi di spazio e non avendo problemi di spazio non avremmo avuto la grossa carenza sia di struttura che di attrezzature eccetera che in questo momento abbiamo, perché sappiamo bene dove sono i reparti, sono nell'ala vecchia dell'ospedale. Sì, allora, più volte si è detto di trasferire il reparto perché la struttura tutta, c'è un'ala tutta inagibile e quindi la gente ha paura di partorire, parliamoci chiaro, Facchini. Poi ci sono altre questioni prettamente interne, però il problema è uno, una contraddizione che è stata messa in luce, cioè si posa la prima pietra sul cantiere del nuovo ospedale e si chiude un reparto, questa è una contraddizione di fondo. Certo. E poi il bacino ampio territoriale del nosocomio Peligno, perché da Lanciano, da Ortona, in 5 minuti si arriva a Pescara.
Ma da Campo di Giove in 5 minuti non si arriva a Pescara, Facchino. No, i problemi dell'orografia li abbiamo sempre posti, e che anche quelli superano i problemi dei numeri, perché non si può fare sanità pensando esclusivamente ai numeri. Ma c'è di più, noi abbiamo la necessità di, e questo è stato detto e ribadito, spiegare alla gente, perché i timori ci sono, che il nostro punto nascita, nonostante il commissario regionale, nonché presidente della regione, abbia firmato il decreto, è aperto. Questa mattina mi chiedevano, ma allora è stato chiuso? No, non è stato chiuso. E siccome non è stato chiuso, continuiamo a insistere sull'urgenza di trasferirlo in maniera tale da dargli la possibilità di sopravvivere. Se si va a vedere che cosa prevede un ospedale territoriale come il nostro, che adesso poi cambia la sigla, ma il problema è sempre quello, non è pensabile un ospedale senza un punto nascita, così come non sarebbe pensabile un ospedale senza la lungodegenza, che adesso non c'è più, ma che c'è stata sulla carta sì e mai nella struttura. Beh, si è detto che ovviamente un presidio ospedaliero senza punto nascita, cioè un territorio senza punto nascita, un territorio senza futuro, certo, perché manca un presidio che dà la vita. Sappiamo che qui anche in termini di ricambio generazionale diventa un problema. Noi ovviamente, come diciamo, responsabilità sociale, con questa rubrica abbiamo sentito anche i sulmonesi. Vediamo qual è la loro reazione su questa chiusura formale del punto nascita. Ma niente, l'ennesima spoliazione di un territorio ormai allo stremo. Non abbiamo santi in paradiso, evidentemente. Mi immagino il disagio di chi abita nell'Alto Sangro, nei territori montani, che dovrà fare 100 chilometri per andare in un ospedale per far nascere il proprio bambino. È un'assurdità, è un'ingiustizia di quelle epocali. Il danno per il territorio è veramente pesante. Quale territorio ha un futuro se non fa nascere qui i propri bambini? Quindi questo non è soltanto un danno di campanilismo, potremmo definirlo, ma è semplicemente un messaggio che viene mandato alle future generazioni, a cui si dice: tornate in questo territorio, ma bisogna anche dire che voi nascete qui e avete questo servizio in più che vi viene garantito da questo territorio. E per fare questo c'è bisogno di una programmazione che non doveva essere fatta da adesso, ma c'era bisogno di partire alcuni anni fa, quando il punto nascita andava a gonfie vele. Dal punto di vista della qualità della vita non ci possiamo permettere di perdere quest'altra struttura, perché c'è una depauperazione di attività e di strutture che colpisce sempre le zone interne della nostra regione. Questa cosa non è possibile. Ci raccomandiamo soprattutto a chi ha le funzioni di gestione della cosa pubblica affinché possa tenere conto di questa esigenza. Non possiamo rinunciare a tutto quanto possa essere necessario per vivere meglio e per dare la garanzia soprattutto alle donne di avere una maternità degna di tale nome. È certo che è un danno. Qualcuno è venuto meno agli impegni presi in campagna elettorale. Diciamo, sono al corrente di questa notizia non perché non ho avuto informazione diretta. Credo che comunque rappresenti un problema. Purtroppo è un problema per la zona, soprattutto per i paesi qui dintorni, dentro d'acqua, popoli, che anche lì penso, speriamo bene, dai. Ecco, qualcuno l'ha definita addirittura un'ingiustizia epocale, qualcuno dice che ci si è mossi troppo tardi, no? Perché le responsabilità sono di tutti. Allora, non so se vogliamo leggere questo comunicato che riguarda... Sì, il comunicato riguarda il nazionale e crea anche questo... qualche preoccupazione. Questo è un disegno di legge per cui è stato in parte predisposto e in parte ha avuto le critiche che adesso vado a... La completa libertà ai privati, la facilitazione ad aprire strutture sanitarie in qualità di cliniche e ambulatori non in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Sono solo alcune delle indiscrezioni uscite recentemente sulla stampa nazionale riguardo il disegno di legge, concorrenza così si chiama, che sarà discusso in Consiglio dei Ministri il prossimo 20 febbraio. Noi domani pomeriggio parteciperemo a questa riunione alla Camera, che è propedeutica a questo incontro poi del Consiglio dei Ministri.
Il progetto di liberalizzazione in sanità annunciato dal governo, per essere utile ai cittadini, deve contribuire al rafforzamento e al rilancio del servizio sanitario pubblico. Capitalizzare gli investimenti fatti sinora con i soldi pubblici e non indurre sempre di più i cittadini a curarsi privatamente, quelli che possono. Da quello che apprendiamo però non ci sembra che la strada imboccata vada completamente in questo senso e ne siamo fortemente preoccupati. Ci rifiutiamo di pensare alla salute come bene di consumo, ai presidi del Servizio Sanitario Nazionale come esercizi commerciali e ai professionisti della sanità come venditori. Il Governo riveda il provvedimento e il Parlamento vigili e intervenga. Proprio ora che i cittadini incontrano difficoltà di accesso al Servizio Sanitario Nazionale e costi sempre più insostenibili, il Governo decide di rispondere aumentando l'offerta di servizi privati, anziché potenziando il servizio pubblico. Come la dobbiamo interpretare questa cosa? Questo vale anche per i punti nascita, perché il punto nascita il privato non lo mette perché ha dei costi elevati, il pubblico li chiude, mi sapete dire dove devono andare le nostre figlie e le nostre nipoti a partorire? Quindi è inaccettabile. I politici che sono passati da un po' di tempo a questa parte in continuazione, li abbiamo visti quasi quotidianamente qui, non possono permettersi il lusso di cercare di esasperarci con questo rimbalzarsi delle responsabilità. Non vi preoccupatevi, state sereni, che adesso questo state sereni ci preoccupa maggiormente. E adesso è ora di finirla, è ora che qualcuno tra i politici si assuma la responsabilità e dica: si va in deroga alle 500 nascite, il punto dell'ospedale di Sulmona non si tocca, va trasferito, va potenziato, perché il personale è poco, ma c'è e funziona benissimo perché sono all'altezza della situazione, però hanno bisogno di una struttura degna. Sì, no, anche perché questo si è detto, no, più volte, la salute dei cittadini deve prevalere rispetto a un mero dato aritmetico. È vero, il punto nascita del nosocomio di Sulmona non tocca la soglia prevista dalla legge dei 500 parti annui, però diciamo non si può essere dei farmacisti in tal senso, no? Voglio dire, offrire una sistemazione ovviamente diversa eccetera di quello che è attualmente il punto nascita può anche significare che qualcuno voglia venire a nascere a Sulmona perché gli piace la struttura, perché conosce il personale eccetera. Se non lo fanno adesso perché la struttura è quella che è, domani potrebbero farlo. Potremmo arrivare a superare anche i 500, perché quelli che sono i dati territoriali sono tali anche per altri motivi. Perché nessuno vieterebbe, avendo una struttura eccellente, che uno decide da Avezzano o da qualunque altra parte di venire a partorire sul mondo. Va bene, allora Facchini, noi per esigenza di tempo ci fermiamo, ma ci dovremo risentire in futuro per vedere anche lo stato di avanzamento della lotta. Sappiamo che il decreto diventa esecutivo dopo 2 anni e quindi adesso diciamo riparte la battaglia e speriamo che sia piena di fatti in questa fase cruciale e non di promesse di parole che non servono al territorio in questo momento. Servono gli spazi. Servono gli spazi, la struttura nuova deve partire immediatamente, deve andare avanti in tempi brevissimi, ci deve mettere in condizioni di avere il nostro ospedale perfettamente funzionante per tutto quello che c'è. Allora, grazie a Edoardo Facchini, grazie a coloro che ci hanno seguito da casa in questa ampia pagina dedicata al congresso di sabato su ostetricia e ginecologia e al punto nascita, e noi torniamo con Un occhio per tutti la prossima settimana. Buon proseguimento di serata.